Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video prodotti. In questo video vi mostrerò prodotti che ho finito e ogni volta che lo mostro uscirà una nuvolettina che vi rimanda al secondo esatto dove parte la recensione di quel prodotto. I regali di Natale finalmente ve li mostro e acquisti. Quindi è un video di... Quindi vi mostrerò i vari prodotti. Spero di non farlo uscire molto lungo perché non c'è da chiacchierare tanto visto che non ci sono recensioni. Ok, busta con i prodotti che ho finito. Allora, ho finito la seconda confezione delle salviette igienizzanti della Kiko. Ne avevo comprate due, questa è la seconda e l'ho finita. Poi, lima 6 facce della Essence l'ho completamente distrutta, massacrata e inutilizzabile, quindi opla, opla. Poi avanti, crema dopo sole della Stenom che ho finito di utilizzare per non buttarla, quindi come crema idratante lo faccio ogni anno dopo l'estate, consumo la crema che mi rimane dopo sole come crema idratante normale dopo la doccia, diciamo. Questa mi sono trovata molto bene, hanno cambiato la formulazione diversi anni fa, lo sai, non mi piacque, però ero ragazzina, quindi può essere pure che non me ne intendevo ancora, eccetera eccetera. Questa formula di quest'anno, allora, si chiama After Sun, la crema dopo sole. Mi è piaciuta molto, è molto cremosa, idratante, si assorbe rapidamente, quindi non dà fastidio durante l'estate, che oddio che caldo, con quelle cose appiccicatici addosso. Andiamo avanti. Ho finito la confezione di scrub della... dove sta? Valderma Microderm 5 per pelli impure all'acido glicorico. Ne ho un altro che sto usando in questo momento. Mi piacciono queste qua, queste sono proprio campioncioni, sono da 75 ml, cose del genere, sì. Quindi mia madre mi prese una fiera come campione prova, mi sono piaciuti tantissimo. Poi ho finito la confezione di una crema multiuso della Leocrema, pelle fresca idratante multiuso, rapido assorbimento con estratto di riso e vitamina. Era una confezione da 150 ml, la fregai a mia nonna, non le piaceva, se l'avevo comprata non le piaceva, me la sono fregata io, l'ho finita io. Prende ancora l'odore. Così questa confezione me la potrei pure conservare. Boh, poi vediamo, vabbè, andiamo avanti. Ah, la lima in vetro della L'Oreal, che vi ho mostrato nel video precedente a questa, l'ho rovinata, quindi la devo buttare. Uno smalto della Kioti Spari, il numero... dove sta? Coral Neutral 47675, da 9,5 ml. Poi... smalto con i brillantini della B-Up, il numero 57. Si era troppo addensato, non riuscivo bene a prendere, è rimasto giusto il fondino, quindi lo tolgo l'ho tolto di mezzo. Matita per labbra della Yves Rocher, dove sta? Stilo 0, no, dov'è? Stilo... vabbè, la matita quella trasparente 01 in colore, il codice è 06816, quindi quella mina retrabile, vabbè, questa. Poi una confezione di goccine asciuga smalto della Essence, un burro cacao della Labrosan Plus, l'ho anche scavato dentro, è finito completamente, l'ho usato fino all'ultima goccia perché mi piaceva molto, era estremamente idratante, bastava metterlo una volta al giorno, si era perfetti, aveva un buonissimo odore, la confezione era pure simpatica,
tipo siruotto, non lo so, era carina. Questo colore doratino, carina. Poi, ah, e di questo qua non me ne ho mai parlato perché me l'ha dato mia sorella, che era già a metà iniziato, quindi l'ho finito di iniziare io. E mi è piaciuto abbastanza, se l'ho consumato fino a scavarlo, quindi più dimostrazione di questo che il prodotto mi è piaciuto. Una matita dell'Astra per le labbra, il numero 32. Tra le matite color carne per le labbra, questo è il colore più rassimilante al mio. Mi è piaciuta tantissimo. E poi un'altra matita per le labbra della Deborah, doveva essere il numero di 50, se non sbaglio. Un altro mozzicone. Ma sono stata brava, ho finito un sacco di prodotti. Sì, sì. Cucù. Brava Elisa. Ok, dopo secoli dal Natale vi mostro i miei regali, me ne è volato anche uno, iniziamo da quello che è volato. Allora, aspettate che ho difficoltà organizzative. Primo della Kiko, me l'ha regalato la mia amichetta Sara, quanto bello, mi ha regalato, che caos, vabbè, cartina della Kiko. Questo prodotto della collezione natalizia, credo che sia Silver Drop perle liquide bifasiche, dovrebbe essere, l'ho letto dall'inglese, perla liquida bifasica per viso e contorno occhi, effetto intensificante luminante, confortevole, non appiccicoso, asciugatura immediata e lunghissima durata, modi d'uso, agitare bene prima dell'uso, applicare una goccia sul viso, decolleté e zigomi, oftalmologicamente testato. Ok, Silver Drop, la confezione è così, va shakerata, poi quando ho iniziato a usare vi farò sapere, però si può trovare ormai, immagino, in qualche outlet, perché ora ci sono i saldi, se non erro, l'ho visto passando con il pullman. Grazie Sarina, è bellissimo. Ok, fuori. Poi, in questa bellissima busta c'è il regalo che mi ha fatto mia cognata, che ha la rappresentanza delle crochet. Allora, mi ha preso due lime, di quelle in cartonato, sempre comode, lo dico sempre, le lime sono una cosa che non devono mai mancare in casa perché possono sempre servire. Poi in questa bella pochette, wow, è deliziosissima, carinissima, mi ha messo, allora, in italiano, cioè so che cos'è, volevo dire, e dai, vabbè, è il leva smalto senza acetone della Yves Rocher, sono 100 ml. Poi mi ha preso uno smalto color vino, il numero 103 Rubis, un bel colore. E un altro smaltino 104 Bois, non so leggere il francese, è più rossiccio, due colori diversini, però carinissimi tutti e due, grazie che luce. Poi questa pochette è la fine del mondo, cioè. La devo riempire con le cosine per il trucco da sport, e poi la bustina che ho usato, cioè, sciccosissima. Poi andiamo avanti. La mia cuginetta Elena, che il giorno di Natale ha compiuto 18 anni, mi ha preso un cagnolino, guardate quanto è carino. Ciao, sono un cane. È morbidissimissimo. Poi, la mia sorella mi ha preso questo ciondolo. Eccolo qua. È bellissimo.
Mi piace un sacco. Se la fantasia è all'interno, è un pochettino curvo. A me piace questo tipo di ciondoli sia in estate che in inverno. Inverno sulla maglia a collo alto credo che siano bellissimi. Grazie sorella. A proposito di sorella, c'era anche un'altra cosa vicino al ciondolino. Dove l'ho buttato? Oddio, scusate un attimo. Oh my god, dove l'ho messo? Eccolo qua, l'ho trovato. Mi ha preso questo duo della Essence. Dovrebbe essere il numero 12, So Beautiful. È il top e l'azzurrino. Grazie sorella. La mia amica Francesca invece mi ha preso questa confezione della Omnia Botanica, ce la posso fare. Allora, c'è uno shampoo delicato no stress, un balsamo spray no stress e una spazzola in legno. E poi la confezione. Grande Sara. Vabbè, grande Francesca. E oggi ho difficoltà a ricordarmi il nome di Francesca. Scusa, Franci. Poi, la mia datrice di lavoro mi ha preso questo portachiave con la E. C'ha un brillantino da qualche parte, sì, nella stellina. Troppo carino. E poi mi ha fatto una piccola calza con alcune cioccolatine. È stata carinissima. Grazie Rosa. E infine i miei genitori mi hanno preso l'MP4 o 3-4, rosa e nero, cioè. Ancora lo devo mettere in funzione, ma dopo il video stacco e metto in funzione. Troppo bello, cioè. Ok, come ultimo acquisti, primo che voglio mostrare è questo stivale della IG & Co. Nella linea, oddio, come si chiama l'ultima linea? Sportiva dentro. È uno stivale abbastanza tranquillo e normale. L'unica particolarità è questo intreccio con l'accettino che si chiude con un fiocchetto. Sotto sono fatti così. Dentro sono estremamente morbidi e caldi. Su hanno questa lavorazione con una placchetta e dentro, per evitare che, a parte che sono molto caldi, già l'ho detto, per evitare che entra l'acqua c'è questo tessuto extra che copre la caviglia per evitare che entri l'acqua. L'effetto al piede è molto carino. Sono estremamente comodi, sembrano scarpette da ginnastica, mi piacciono tantissimo. Li uso anche sotto le gonne, veramente sono molto carini. Poi altro acquisto, non di make-up, non so come chiamarlo, è questo cappello nero deliziosissimo, mi piace tantissimo. E della Nalì, un Made in Italy 100% lana. L'ho comprato per il matrimonio di mio cugino, schicchiosissimo. Mi piace tantissimo, mamma mia, quanto è bello il mio cappello. Troppo carino. L'ho pagato un pochino tanto, 50 euro, ma è troppo troppo bello. Poi dell'Eufibra Skin Color ho comprato il definitore di labbra trasparente, cioè la matita contorno labbra trasparente. Poi dalla G-Cube ho comprato della Haidu l'extension, come si chiama, la mezza calotta, extension liscia 55 cm per aumentare lunghezza e volume. Io ho preso la numerazione Ginger Blonde Medium Golden Blonde, molto simile ai miei capelli, tanta differenza non si nota, lo adoro. Questo tipo di extension si può anche arricciare, e è molto facile da mettere, a me piace un sacco. Ho deciso che
scusate, vi ho accecato. Per la recensione girerò diversi spezzoni per far vedere come si monta l'effetto finale, anche arricciata come viene, perché voglio mostrarvi bene come funzionano queste cose, perché so che costano un bel po'. Io l'ho pagata al 50%, l'ho pagata intorno agli 50 euro, però costa più di 100 euro. Senza vedere com'è l'effetto, un pochettino, specialmente per chi non ha un negozio che li rivende, non è facile fare questa spesa di 100 euro. Quindi voglio mostrarvi bene come funziona. Insieme a questo, c'era un regalino, perché era il periodo di Natale. Ho comprato diverse cose da GU per Natale. Comunque, ho avuto questo fermacoda, un elastico con un anello in metallo. Si fa la coda, si fa passare la coda all'interno, si ferma con questa e l'effetto è molto carino. Ce l'ha pure mia sorella, lei ha una montagna di capelli lisci. Quando si è fatta questa coda molto alta, e si è messa a suo posto, sembrava Jasmine in Aladdin quando Jafar diventa cattivo e lei è vestita un pochino diversa. Bellissima. Poi una marca svizzera, crema estratto di malva, crema giorno super malva. Poi una crema al giorno, poi la proverò e vi farò sapere. Poi ho fatto due ordini dalla Yves Rocher da mia cognata. Nel primo ho preso una matita labbra color carne, numero 05 Nude Beige. Spero che sia simile alle mie labbra, al mio colore di labbra. E l'ho pagato 5,95 euro. Poi ho preso un burro di cacao al lampone, di quelli leggermente colorati, 1,95 euro, sono 4 grammi, sono piena di burri di cacao in questo periodo. Come campioncino mi ha dato un gel detergente tipo mucchina per le mani, però senza parabeni, senza schifezze varie, profumato. Un piccolo smaltino, color Blue Pavone. Vabbè, un verde pavone, scocca il polso, molto carino. Questo che all'inizio pensavo che fosse tipo un torroncino, invece è tipo una balistica per, come si dice, una pastiglia effervescente per il bagno alla vaniglia della collezione Collection Or, e un campioncino di profumo Evidence, sempre comodo. Nell'altro ordine invece ho preso ancora smalto. Questo è uno smalto gloss ultra brillantezza, è tipo il loro top coat, e l'ho pagato 4 euro e 15 centesimi. E poi ho preso anche oddio, come ti chiami? Liquido asciugatura rapida, tipo le goccine di Essence, però è a forma di smalto, c'è anche il pennellino. Questo l'ho pagato 4,75 euro. Come campioncino vi ha dato una matita doppia per occhi, da una parte un rossiccio e dall'altra un bel verde. Non trovo la numerazione. Vabbè. Poi un altro piccolo smaltino color arancione rossiccio, orange sanguine, tipo l'arancia. Un altro smaltino tipo un rosa antico, un pochino più carico, Orchidée Rose. E mi ha dato ancora come campioncino una pastiglia per fare il pedicure alla lavanda, una crema anti-età darò a mia madre, gel detergenti della linea Pure System, un'altra crema lifting che pure darò a mamma, 3
tre provine anticellulite, ne ho diverse, ora devo iniziarle a usare, vedete, se ne ho parecchie, vedete, se riesco a capire un pochettino come funzionano, se funzionano, boh, non lo so. Questo cos'è? Una maschera flash ossigenante, una maschera per il viso, e un fondotinta, fondotinta siero rimpolpante, perfeziona, dona comfort e illumina, un fondotinta, sempre comodo, in beige, color beige. Poi ho preso della Glenova una crema fluido corpo idratante con olio di mandorla, effetto seta per tutti i tipi di pelle, senza paraffina, parabeni e siliconi. Poi sono passata da Kiko, c'erano i saldi e ho comprato il pennello da sfumatura, il 200, l'ho pagato 4 euro, c'era il 50% di saldi. Poi della Blistex, un burro di cacao con SPF 15, questi sono quelli curativi per le persone che soffrono di herpes, io sono un caso disperato. Sono passata dai cinesi e non ho saputo resistere a una confezione piena di mollettine che io adoro, a un euro tutte queste mollettine, ci vado pazza. C'è il rosa, fucsia, verde, una blu, una viola, grandissimi. Ancora dai cinesi ho preso due elastici molto bimbeschi con un fiocchetto viola e una farfallina, non capisco più niente di queste cose. Ultimo dolce in fondo, Stenom, il balsamo piedi, questa è una crema a piedi gambi che rinfresca, l'adoro, l'adoro. Vi lascio qua il link alla recensione, questa qua per me è uno dei prodotti must have, come si usa dire, della Stenom, è la cosa più bellissima del mondo, che non si può dire che è bellissima. Ok, dopo questa carrellata di prodotti infiniti vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi! In gamba!